Giovanni Fabrizio Bignami è astrofisico per profonda passione, ma è affascinato da numerose altre discipline scientifiche. Oggi è tra i più autorevoli scienziati nel campo dell'astronomia e della ricerca spaziale. Accademico dei Lincei e membro dell'Accademia di Francia, Bignami è il primo italiano eletto alla presidenza del COSPAR, il Comitato Mondiale della Ricerca Spaziale, ed è presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. In questo programma, tratto dal suo libro Il mistero delle sette sfere, Bignami ci racconta la affascinante storia dell'esplorazione umana. Finalmente lasciamo la gravità della Terra e la sfera più 1 circumterrestre e andiamo verso la sfera più 2, quella della Luna. Per lasciare la gravità bisogna prendere una bella velocità, 11 km al secondo. Questa avventura incredibile l'aveva già immaginata naturalmente il nostro amico Jules Verne. Nel 1865 scrisse un romanzo De la Terre à la Lune, elegantissimo, in cui faceva partire gli astronauti praticamente da Cape Canaveral, proprio di fianco dove sono partiti esattamente un secolo dopo. Non aveva i razzoni moderni, lui adoperava però un enorme cannone interrato e gli astronauti li metteva dentro una palla da cannone, boom, venivano sparati su in qualche modo. Non sa come fare il povero Jules, se cioè farli atterrare sulla Luna oppure no, troppo difficile forse. Quindi li fa girare intorno alla Luna e il romanzo finisce lì perché non sapeva chiaramente come risolvere il problema. Fece però esattamente quello che un secolo dopo fecero le due grandi missioni Apollo numero 8 e numero 10 nel 68-69, come dire, propedeutiche a quella vera di atterraggio del luglio 69, l'Apollo 11. Quelli partirono dalla Terra, fecero un'orbita di parcheggio intorno alla Terra e poi via con una manovra, con una figura a 8 come di infinito, girare intorno alla Luna. Per la prima volta un essere umano passa nella faccia della Luna che non si vede mai, fare il giro dietro e poi ritornare a casa facendolo splashdown nell'Oceano Atlantico. Ad un certo punto anche Giulio Verne decise di far tornare i suoi eroi, scrisse un altro romanzo, forse un po' meno noto del primo, ma anche qui un colpo di genio, gli fece ammarare esattamente come le capsule Apollo che tornavano dalla Luna. Proprio così, ma diciamo sicuramente Von Braun e gli altri del progetto Apollo avevano letto Jules Verne, non c'è dubbio. È un fatto però, quello che è incredibile è che 8 anni dopo Yuri Gagarin nel 61, 3 americani, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, arrivarono alla Luna. E questo è storia. Ma la storia della cosiddetta conquista della Luna, cioè la sfera più 2, è molto interessante. Degli aspetti che, anche se in fondo recentissimi, rischiano di andare perduti. Beh, per esempio, il fatto che bisogna uscire dalla gravità della Terra. Non so se Jules Verne questo ce l'avesse ben chiaro, ma insomma bisogna prima di tutto riuscire a raggiungere la velocità di fuga dalla Terra e mirare, prendere giusto la Luna che si muove, insomma è una cosa molto difficile dal punto di vista della dinamica celeste. Ancora una volta i primi a bucare la sfera più 1 per andare alla sfera più 2 furono i sovietici. Nel 59 lanciarono ben 3 sonde verso la Luna, la prima clamorosamente mancò la Luna, la seconda invece ci arrivò, però si schiantò sulla Luna, dicono che portasse una bandiera rossa, che fosse ancora sulla. La terza invece riuscì a fare un'impresa fantastica, cioè andò intorno alla Luna e girò dietro alla Luna. A bordo aveva una macchina fotografica. Incredibilmente riuscirono a fare una foto del lato della Luna che gli umani non hanno mai visto e non vedranno mai da Terra e a mandarla a Terra. Fu un risultato astronomico fantastico. Cioè, voi ragazzi sapete perché non vediamo l'altro lato della Luna? Ecco, lo sapevo io. Cioè, allora adesso vi faccio capire, vieni qua tu. Diciamo che tu sei la Luna, io sono la Terra, questa qui è l'orbita della Luna, la vedi? Ok, tu mi guardi in faccia e giri lungo l'orbita, guardandomi in faccia, così attentamente, in 27 giorni, lo vedi? Capisci? Sì, sì. Benissimo, ferma lì. Adesso hai fatto un'orbita, ti sei accorta che hai girato su te stessa? Sì. Perché hai
la rotazione su te stesso e quella intorno a me sincronizzate. Per esempio, se tu avessi il periodo di rotazione intorno a te stesso uguale a quello della Terra, diciamo un giorno, cosa faresti? Prova. Sta girando lungo l'orbita. Non uscire dall'orbita, mi raccomando. Ecco, in questo caso noi potremmo ogni tanto vedere l'altro lato della Luna. Chiaro, ragazzi? Grazie. Ma gli americani non potevano stare a guardare, perché dopo la Luna c'era stato anche Gagarin. Insomma, il 25 maggio del 61 il nuovo presidente, giovane, bello, eroe di guerra, si getta in un discorso assolutamente folle. Dice: prima che finisca la decade, questa nazione porterà un uomo sulla Luna e lo riporterà indietro sano e salvo. Follia, follia assoluta. Quelli della NASA sono messi le mani nei capelli. Questo qui è scemo, non sa di cosa parla. Noi non sappiamo come si fa andare su in 10 anni, anzi 9. Follia. Però ovviamente c'era una sfida precisa lanciata dal presidente alla NASA, e accompagnata da un vistoso assegno, nel senso che il budget della NASA per l'occasione ebbe un picco notevolissimo, nonostante gli Stati Uniti fossero impegnati nella terribile guerra del Vietnam. E poi soprattutto la NASA aveva un'arma segreta importantissima, anzi due. Uno era Wernher von Braun, che non ne poteva più di dare un tostone ai russi, figurarsi, lo aspettava da una vita. E l'altro meno noto era Rocco Petrone, un immigrato lucano italiano che fece fortuna negli Stati Uniti e diventò il manager del programma Apollo. Nonostante questi uomini e nonostante l'immenso budget che la NASA aveva a disposizione, comunque doveva inventarsi tutto: come andare sulla Luna, quale razzo e soprattutto le tute, che devono essere piccole astronavi. Per fortuna alla NASA erano in tanti a pensarci. Sì, 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 e ci riuscirono benissimo. Sai, quelli di Jules Verne vivevano in un romanzo, è tutto molto più facile quando fai un romanzo. Invece la NASA incredibilmente ci riuscì a fare questo programma con un costo totale in fondo non enorme, 120 miliardi di dollari di oggi, e come risultato 12 giovinotti a camminare sulla Luna, 27 persone fuori dalla gravità della Terra, e nel giro di poco tempo portare a terra, a casa, 381 kg di rocce, di sassi della Luna, che peraltro in gran parte sono ancora non analizzati, sono lì custoditi a Houston. Se ne volete uno, gli scrivete, ve lo mandano. Nessuno sapeva rispondere alla domanda: ma come si fa ad andare sulla Luna? Sembra facile. Fu subito chiaro che non è che si potesse prendere un razzone, accendere un fiammifero, vum, farlo andare sulla Luna, atterrare e poi con lo stesso razzo tornare indietro e arrivare a terra. È evidente che questo non si poteva fare. E quindi c'erano diverse soluzioni: parcheggio in orbita della Terra, e poi come si fa andare alla Luna, come si fa a ripartire, una storia e l'altra. Fu un ingegnere della NASA, John Humboldt, che deve passare alla storia, inventò il concetto dell'orbita lunare, del parcheggio in orbita lunare. Fu questo che permise alle missioni Apollo di avere successo usando un unico razzo Saturno V e il modulo di atterraggio LEM. Ma andare sulla Luna in realtà è una cosa molto complicata, non si può andare in un colpo solo, abbiamo visto, ci vogliono diversi moduli che partono separati e poi si devono agganciare con una manovra diventata famosa che si chiamava docking. Sapete cos'è il docking voi? No, lo sapevo, adesso vi faccio vedere. Vieni qua tu, che decidiamo che sei il modulo di comando. Tu sei il modulo lunare, quello che atterrerà sulla Luna. Adesso voi due siete separati in orbita, dovete agganciarvi. Mettete lì i punti di aggancio, avvicinatevi lentamente, mi raccomando. Ding, 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 ding. Contatto, rotazione, lock. Fantastico, così siete agganciati e potete partire per la Luna. Ok. Allora, però non è finita, perché poi bisogna arrivare sulla Luna. Per esempio l'Apollo 11, quello che
è riuscito, aveva bisogno di carburante per atterrare e Neil Armstrong, che comandava direttamente, alla fine atterrò con 10 secondi di carburante rimasto. L'Apollo 13, tutti sanno che tornarono a casa proprio per miracolo, famoso film, l'avete visto, famoso film Apollo 13, ma ci furono anche altre grane, l'Apollo 14 dovettero ripetere dei docking, eccetera. Insomma, incredibilmente andò tutto bene e 12 giovinotti americani si trovarono a saltellare sulla superficie della Luna. Insomma, il programma Apollo fu incredibilmente fortunato. Gli standard di sicurezza della NASA erano bassissimi, oggi non si sognerebbero mai di rifarlo, ma allora bisognava soprattutto battere i russi. Comunque, è il meglio che l'umanità sia riuscita a fare finora e siamo arrivati alla sfera più 2. Beh, sulla Luna ci siamo arrivati, ma adesso questa Luna ritornerà alla Luna dei poeti o ci torneremo? E se ci torniamo, cosa ci torniamo a fare? È una buona domanda questa qui, perché nel complesso della Luna sappiamo molto, no? Per esempio abbiamo una cartografia della Luna molto accurata, anche perché, siccome non c'è atmosfera, i satelliti che fanno le foto possono volare bassissimi, basta stare sopra alle montagne. Però c'è ancora un bel po' di cose da scoprire, per esempio dove sono i depositi di acqua lasciati dalle comete che arrivano giù negli angoli all'ombra, sotto le montagne, per esempio. Poi certamente anche capire come è fatto l'interno della Luna. In realtà non è chiaro perché dovremmo tornarci, certo non per fare una base per andare in altre parti del Sistema Solare, perché bisognerebbe buttare via energia, neanche per fare degli alberghi per turisti, perché di fatto sulla Luna bisogna vivere sottoterra come marmotte, se no si muore. Farci delle miniere, boh, è come fare una miniera a Voghera o a Frosinone, no? Gratim è un pezzo di terra, quindi non c'è granché da imparare. C'è chi ha detto di prendere l'elio 3, una bufala pazzesca, perché non sappiamo ancora fare la fusione con l'acqua che abbiamo qui sulla Terra, trasportare l'elio 3 dalla Luna. Quindi le ragioni per tornare dal punto di vista, come dire, umano o di profitto sulla Luna sono modeste. Rimangono alcune ragioni scientifiche. Quello che sicuramente c'è da fare sulla Luna è la ricerca scientifica, che anche lei è una forma di esplorazione. Beh, innanzitutto per capire la Luna, sulla quale c'è ancora molto da capire, una cosa molto molto interessante come oggetto celeste. E poi per usare eventualmente la Luna come base, per esempio, per la ricerca astronomica. Immaginate poter costruire un radiotelescopio, che è un'antennona, sul lato oscuro della Luna, quello che è coperto, non sente il rumore di fondo della Terra. Con un radiotelescopio così potremmo arrivare al fondo dell'universo. Molto interessanti anche i dintorni della Luna, in particolare dei punti calcolati da un matematico francese, si chiamava Lagrange, dove c'è un equilibrio tra la forza di gravità di due pianeti, Terra e Luna, e il loro moto. Lì gli oggetti stanno lì fermi, tranquilli, senza peso, diciamo. Sarebbe il posto ideale dove assemblare l'astronave nucleare che ci porterà su Marte. Si mandano da Terra i pezzi inerti, quindi non succede niente sulla Terra, e poi si assemblano nel punto di librazione e poi da lì si può partire direttamente verso Marte. Ed è così che Veronica vede la Luna. Io la trovo bellissima.